Il nostro viaggio nell'Italia del vino continua e questa volta siamo in una terra speciale che è la Sardegna, che produce un vino particolare. Assolutamente, noi produciamo il Canonao e il Vermentino, sono due realtà ormai mondiali che trascinano la nostra regione nell'Olimpo del vino, della produzione del vino. La nostra azienda esiste dal 1950 e siamo una realtà, diciamo, familiare alla terza generazione, e quest'anno ci siamo riconfermati col Vermentino vincendo un'altra medaglia e prendendo 90 punti. Quindi negli anni noi stiamo comunque andando avanti vincendo medaglie nel Vermentino, e l'anno scorso, anche se non si è fatto il Vinitaly, abbiamo vinto un'altra medaglia nel Canonao con 92 punti, quindi siamo molto contenti. Beh, quest'anno che succede? Quest'anno è una bellissima, finalmente si è potuto riprendere il Vinitaly, che è una forza e un traino importantissima per l'intera Sardegna, ma per l'intero mondo del vino, perché eravamo rinchiusi in casa e molto spesso siamo stati purtroppo chiusi anche con i rapporti commerciali. Quest'anno ho visto già stamattina ci sono stati buonissimi contatti con ristoratori, con catene alberghiere e anche con qualche buyer brasiliano soprattutto, qualche inglese, quindi comunque sia sembra che prometta bene e sicuramente è una rinascita. E speriamo che sia veramente una rinascita, perché anche noi del mondo del vino e soprattutto della Sardegna ne abbiamo bisogno.